Già in pista la nostra Daniela Merighetti. Andiamo a seguire la prova dell'azzurra, classe 1981, deve ancora compiere 22 anni. Quest'anno non ha ottenuto risultati in Coppa del Mondo, in slalom gigante di rilievo non è mai andata a punti, ha ottenuto il 20° posto in slalom a Semmering. 58 centesimi di vantaggio sulla francese, che non aveva sciato male, quindi aveva appena 4 centesimi alla partenza, quindi ha guadagnato più di mezzo secondo su Laurence Lazier la nostra Daniela Merighetti, che sta attaccando. Era partita con il 38, quindi sicuramente già un discreto risultato qualificarsi per la seconda manche. All'attacco Daniela Merighetti, vediamo queste porte finali, mi è piaciuta meno, aveva, vediamo, va a chiudere con 85 centesimi, beh, è contenta, è soddisfatta della sua prova, ha fatto una ottima manche. Adesso bisognerà poi vederla a confronto con le altre. 1.14 è stata ben preparata con il dovuto anticipo, però adesso seguiamo la prova di Denise Carbon, medaglia d'argento ai mondiali in questa specialità, una ragazza che è stata campionessa mondiale juniores di gigante nella stagione 99, sul podio in Coppa del Mondo quest'anno a Semmering, proprio in slalom gigante terza e seconda ai mondiali, abbiamo detto. Sta attaccando anche lei, ha fatto una prima manche contrassegnata da un grave errore, sta sciando molto bene, molto più brillante di Karen secondo me, grande gara la sua. Denise Carbon, 37.91 il tempo di Daniela Merighetti, 82 centesimi la Carbon, però ha perso 20 centesimi della Merighetti, ma questo insomma vuol dire che sta sciando bene, perché la Merighetti ha fatto una grandissima manche, l'abbiamo detto. Qui non mi è piaciuta tantissimo, ha grattato un po' troppo, ma perché sta attaccando, sta spingendo Denise, deve mantenere fluidità e deve mantenere ritmo fino alla fine di questa seconda manche. Forza Denise, la Merighetti sembra imprendibile nel tempo di manche, ma si può superare per quanto riguarda il tempo complessivo. 52 centesimi, ha perso ancora Denise Carbon, nelle ultime porte si gioca la possibilità di portarsi al comando. Quindi ha perso metà del vantaggio che aveva, le ultime porte hanno visto Daniela Merighetti guadagnare ancora parecchio terreno su tutte le altre, qui meglio di altre atlete, ma non all'altezza di Daniela Merighetti. Vediamola nelle ultime porte, deve spingere ancora, cerca di essere morbida, vediamo, 28, 29, 30.02, 2 centesimi dietro. Però signori, abbiamo tre azzurre al comando, l'incredibile Merighetti, 2 centesimi di vantaggio Kosnik, attenzione perché adesso Janica Kostelic, intanto la Merighetti ha guadagnato in pratica 20 posizioni. Janica Kostelic è partita, la croata, campionessa olimpica di questa specialità, settima classificata al termine della prima manche, un secondo e due decimi da difendere nei confronti dell'azzurra Daniela Merighetti. Janica Kostelic con il suo consueto stile davvero impeccabile e assolutamente inconfondibile sui due binari, trasforma gli sci davvero in binari e riesce a essere sempre centrale. Guardate, perde sì anche lei 27 centesimi, ma conserva 93 centesimi di vantaggio su Daniela Merighetti, autrice veramente di una grandissima seconda manche. Non importa se la Kostelic passerà al comando, è nelle cose un atleta come la croata che è partita con un secondo e due da difendere. Però vediamo quanto cede adesso al secondo rilevamento cronometrico intermedio Janica Kostelic, che sta sciando sicuramente bene, ma non dà mai l'impressione di sciare male Janica, neanche quando è lenta. E guardate, è lenta sì, perché perde altri 7 decimi, le ultime porte dove Janica sicuramente con la sua morbidezza sarà in grado di fare meglio delle altre. Potrebbe comunque passare al comando un atleta come la Kostelic in questa incredibile seconda manche con un'azzurra che era 29esima al termine della prima. Piccolo errore qua di Janica e adesso potrebbe anche pagare anche lei un altro errore qua. Con il braccio nella porta si è allargata un po', vediamo se conserva velocità, potrebbe farcela passare al comando. No, è dietro! È terza Janica Kostelic, Merighetti che resta prima. Incredibile! E Carmo... E adesso Stina Hofgaard Nielsen, anche lei ha un secondo e due da difendere, ma abbiamo detto che può accadere di tutto perché la Kostelic si è giocata un secondo e due di vantaggio. Un altro piccolo errore della Nielsen nella parte alta, vediamo. Certo che quello che sta accadendo ci lascia senza parole, dalla gioia naturalmente, ma anche dalla sorpresa. Stupefacente match della Merighetti, che ha già guadagnato, pensate, più di 4 decimi nelle prime porte. Alla Nielsen che anche qui, vedete, sbaglia ancora, guardate come arrotonda tanto le linee, come resta sugli spigoli, continua a perdere terreno anche la Nielsen a mio modo di vedere nei confronti della Merighetti. Vediamola adesso al secondo rilevamento cronometrico intermedio, Stina Hofgaard Nielsen, che veramente potrebbe regalarci un'altra soddisfazione. Perde anche lei tantissimo, 19 centesimi di vantaggio appena, ha perso un secondo praticamente dalla Merighetti in questa
questi primi due terzi della seconda manche, le ultime porte, se le gioca qui le sue chance di rimanere prima. Sta sciando bene qua, qua sta sciando bene, vediamola adesso qua, questa porta chiave, bene qua, forse ha tenuto un po' per restare qua, resta sugli spigoli, anche lei un errore prima del piano, niente da fare, si è segnata la pista in quel punto, c'è una lastra che trae in inganno, va a chiudere dietro, dietro nettamente, ottavo, 85 centesimi, certo la pista ci ha messo del suo probabilmente, in quella porta molte atlete prima delle ultime porte pianeggianti perdono parecchio terreno, parecchio tempo, ottava addirittura 8 decimi di ritardo, signori, potrebbe accadere il miracolo, lo diciamo toccando ferro, incrociando le dita e tutto quello che possiamo incrociare. Birgitte Obermoser, quinta classificata al termine della prima manche, un secondo, 27 centesimi di vantaggio, ma abbiamo visto come può non bastare anche un vantaggio gigantesco come quello che in una gara di gigante è quello della Obermoser sulla Merighetti, 1,27. E attenzione anche alla Carbon che è seconda a 2 centesimi e quindi si rivaluta la prova di Denise che ha chiuso a 2 centesimi da una strepitosa Merighetti. Obermoser, 1,37,91 il tempo della Merighetti, all'intertempo perde pochissimo, sicuramente si è comportata benissimo questa atleta che è in grande forma, reduce dal successo in super gigante a Innsbruck. Quindi sicuramente un atleta in grandissima condizione fisica e questo potrebbe favorirla in un gigante così lungo e così probante sul piano atletico. 2:01:76, siamo al secondo intertempo, vediamo quando perde. Poco, poco, quindi la Obermoser può farcela assolutamente a passare davanti. Sta sciando molto bene, guardate com'è morbida, guardate come riesce a sollevare poca neve, a scappar via dalle porte la Obermoser con una certa rapidità senza rimanere sugli spigoli. Sta sciando bene. Lasciando bene Birgit, qui una piccola esitazione ma è veloce, aveva un vantaggio di quasi un secondo, quindi difficile che passi dietro, un errore qua anche lei, qua perde quasi tutto credo, perde tutto, è ferma, deve remare, è dietro di un secondo, incredibile. Probabilmente non aiuta ad avere una grande visibilità, attenzione a Martina Hertel, quarta classificata al termine della prima manche, la Hertel che sulla Merighetti ha un vantaggio di quasi due secondi, quindi deve veramente gettare lei alle ortiche, ma è praticamente fuori, non la vediamo più, no, eccola qua, era soltanto la regia che l'aveva persa di vista. Vediamola all'intertempo, la Hertel ha lasciato una grandissima prima manche, però perde quasi 8 decimi, perché aveva un secondo e 8 circa di vantaggio, quindi ha commesso sicuramente dei gravi errori Martina Hertel. Anche se per un po' non l'abbiamo vista inquadrata, qui rimane anche lei un po' troppo sugli spigoli, si sbilancia un po', la pista è sicuramente segnata, sta rischiando, sta attaccando, ma non è fluida Martina Hertel. 2:01:76, siamo al secondo rilevamento intermedio, vediamo, ancora 87 centesimi, ma avete visto quello che ha combinato nelle ultime porte Brigitte Obermoser. Se la gioca qui la sua gara, Martina Hertel addirittura in posizione in questo tratto, sta sciando bene, qua bene sul palo, ottima la linea, e qui, qui sta per arrivare il punto difficile, ci siamo, ecco qua, vediamo, buona qui, discreta anche lei qui, forse ha tenuto un po' qui, ecco la porta che ha messo in difficoltà le altre, migliore delle altre, aveva quasi un secondo di vantaggio ma sicuramente ha commesso un errore, ce la può fare a passare davanti, no, è terza, 28 centesimi, quella porta ancora una volta. Incredibile, c'è una buca che in pratica costa 9 decimi, un secondo abbondante alle atlete. E adesso la Merighetti, signori, è a rischio, rischio si fa per dire podio, perché la Flemmen che ha un secondo e 71, un secondo e 71 di vantaggio, è l'ultimo ostacolo tra Daniela Merighetti e il podio. Vediamo quello che accade. Lasciando bene la norvegese in questa parte alta, anche se ha avuto un paio di esitazioni anche lei, però sta attaccando, qui un altro errore di linea, ha perso, pensate, più di no, circa 6 decimi, poco, poco meno. Comunque la Merighetti ha fatto una gara fantastica, la pista si è sicuramente un po' rovinata, ma c'è qualcosa di più nella gara di Daniela Merighetti. Questa è una neve molto compatta, non ghiacciatissima, ma molto dura, però non è facile da interpretare. E con il numero 2 di manche, guardate, perde ancora parecchio anche la Flemmen e c'è ancora quella porta traditrice nel finale che potrebbe regalare, e lo diciamo incrociando le dita, davvero un'altra grandissima soddisfazione a Daniela Merighetti che ormai ha recuperato 25-26 posizioni. Vediamo la Flemmen qua, buona, ecco ci siamo, questa porta rossa qua,
larga anche lei, niente da fare, si ferma quasi, deve remare 28, 29, 30 e 31 e 07 addirittura, tredicesimo posto, è sul podio Daniela Merighetti, signori, sul podio di Coppa del Mondo, 29esima classificata al termine della prima manche, una manche pazzesca di Daniela con il 38 nella prima manche, è riuscita a qualificarsi per la seconda e poi ha estratto dal cilindro veramente una gara pazzesca. Anya Persson, la signora del gigante del momento, ha vinto le ultime due gare di Coppa del Mondo e il titolo mondiale in questa specialità. Tre successi consecutivi, soltanto la canadese Bridgiani che ha fatto meglio di lei nella prima manche, in pista Anya Persson, tacciando molto bene nella parte alta, aveva 1,74 di vantaggio. 1,53, perde anche lei, 21 centesimi. Vediamola qua adesso. E deve stare sicuramente attaccando, sta attaccando, sta facendo la gara per andare a vincere, non sta assolutamente contenendo, ma questo vuol dire che la Merighetti ha guadagnato più di due decimi su Anya Persson. Grande gara davvero dell'azzurra. Vediamo quello che combina la Persson qua nel finale. 1,59, 2,0 e ancora un secondo e 9, veramente anche qui solo lei la può buttare. Resterà quella porta, ma via radio sarà stata avvertita sicuramente, quella porta può ancora trarre in inganno la svedese. 1,09 il vantaggio, davvero un vantaggio notevole, qui sta sciando molto bene. E anche qua passaggio difficile, passata bene, eccoci sulla rossa verso destra, buona, su due binari, ha tenuto sicuramente un po', però sta spingendo, vediamo, 28, 29, è davanti per 12 centesimi. L'urlo della folla, le braccia al cielo per Anya Persson. E questa è una gara importante perché Harbon, anche che è a sua volta sul podio al momento, ma manca questa atleta, Bridgiani, 33 centesimi da difendere nei confronti di Anya Persson. Vediamo. Quindi più di due secondi, 2,07 sulla Merighetti. Vediamo come si comporta la Janik, si reggerà la pressione di una prima manche assolutamente in attesa, perde circa mezzo secondo nei confronti della svedese Anya Persson, quindi deve superarsi perché poi la Persson non ha sbagliato quasi nulla nella parte bassa, pur andando a conservare solo 12 centesimi, ben inteso, nei confronti della Merighetti. Deve superarsi per superare anche la Merighetti. 2,0067 il tempo di Anya Persson, che ha sciato alla grande, guardate, 51 centesimi. 51 centesimi, questo vuol dire che è già dietro anche a Daniela Merighetti e forse anche alla Carbon. Incrociamo le dita e seguiamo la gara finale, la parte finale della seconda manche di Britta Giannica con due azzurre che potrebbero ritrovarsi sul podio. Incredibile, Britta Giannic comunque ha fatto una grandissima prima manche, questa canadese di North Vancouver, classe 1980, ecco al traguardo ed è quinta. Sul podio due azzurre, vince Anya Persson, vince la favorita e comunque soddisfatta del quinto posto Brit Janik, ma ci sono una stratosferica Daniela Merighetti e una grande Denise Carbon sul podio, seconda e terza classificata, per poco peraltro, per 12 e 14 centesimi. Poi la Hertel, guardate la gioia che si tuffa adesso Anya Persson, guardate i muscoli